Benvenuti tutti in questo nuovo video. Andiamo a vedere le H15 comprate su AliExpress a 8 euro in sostituzione alle H15 normali sulla Fiat tipo 4 porte che non ha i DLR LED ma solo gli H15. Adesso ve le spacchetto. Ed eccola qui con il nostro ingresso H15, i filamenti che sembrano originali e la colorazione blu. Andiamo adesso a montarne una e vedere la differenza, anche se è giorno, ma le DLR si usano di giorno. Ecco qui le due H15, questa qua è quella originale, questa è quella nostra. Vedete, l'attacco è davvero similare, questa è bianca e questa è arancione. Eccole qua. Andiamo adesso a montarla. Eccola qui, accesa. L'unica cosa, andrà modificato il attacchino che vedete non entra bene dentro. Adesso vi faccio vedere quello originale. Questo è quello originale, come vedete entra benissimo dentro, l'unica cosa è che è più gialla come luce. E questo è il fascio di quella non originale. Eccoci qua di notte, vediamo. Questa è la luce, quella che abbiamo messo. E questa qui è l'altra. Andiamo nel dettaglio. Questa è quella originale. E questa qui è quella lì cinese. Ottima anche per quanto riguarda, vedete, gli abbaglianti, sempre bianchi. Sono delle lampadine abbastanza economiche, ma che fanno il loro lavoro tutto sommato. Io sulla mia macchina, ripeto, le uso come DLR, quindi di notte non mi serve anche se illuminano, perché di notte uso le H7 comprate al supermercato a 7-8 euro anche queste. Magari ci farò un video anche su queste qua. Secondo me la differenza sostanziale è che questa qui è leggermente più bianca mentre l'altra è più giallognola. Può essere utile comprarle se si deve cambiare, ma non cambia tanto, diciamo che non ne vale la spesa. Voi cosa ne pensate? Scrivetemi nei commenti e ci vediamo al prossimo video.